Che c'è, non ti va? 10 anni che più o meno faccio questo mestiere e ogni volta per me è la prima volta, in verità, è come se fosse un esordio continuo, ma quello che io ho fatto lo metto sempre da parte senza sentirmi mai arrivata. Quindi sì, è vero che cominci ad avere un po' di esperienza, che cominci a maneggiare la professione razionalmente con un'altra impostazione. Poi però il cuore è sempre emozionato, è sempre teso. Mi chiedo sempre, ma ogni volta che inizio un film dico, ma io me lo ricordo come si fa questo mestiere. Sono sicura, perché è un mestiere che si impara facendolo, ma che ha anche bisogno di un grande istinto. Quindi devi fidarti di te, devi fidarti del tuo istinto e devi appassionarti sicuramente ai ruoli, poi, perché dentro un ruolo ci metti tutta te stessa, ci giochi. È un gioco serio e noi possiamo giocare seriamente in qualche modo, quindi è divertente, ma è anche una professione. È diventata la mia professione, era il mio sogno e speriamo di rivederci anche fra 10 anni. 1992, 93, arriverà 94, il rapporto tra il cinema e la serie TV. Sei appena stata a Cannes Series, per cui anche quella è un'esperienza che, se vuoi, mi racconti, insomma, com'è andata, com'è. Ah, Cannes Series è stata un'esperienza bellissima, un po' come questo festival, il Festival qui di Bari, che ti dà la possibilità di entrare in un mondo e stare al cinema e vedere e guardare il cinema nel suo ambiente, perché insomma ti coinvolge a 360 gradi tutto il corpo, l'anima. Quindi noi siamo insieme alla giuria, abbiamo visto 3 show al giorno, 3 proiezioni al giorno, ma al cinema, quindi la grande serialità sul grande schermo, e lì ti rendi conto che il grande schermo È il comunque è top. un'altra cosa. Comunque è un'altra cosa. Abbiamo visto show da tutto il mondo e la serialità va in diverse direzioni. Abbiamo visto sia gli show distopici, quindi che ci raccontano un futuro quasi presente, un futuro molto vicino di ossessioni molto orwelliano, tratti da diversi romanzi. Abbiamo visto del drama in comedy insieme, scritti, interpretati e diretti molto bene. Ha vinto questo show di Letizia Dolera, Perfect Life, in cui ci sono questi 3 personaggi femminili fortissimi, tutti e 3, scritto da una donna, interpretato da una donna, diretto da una donna, quindi siamo stati molto contenti. Ed è stata un'esperienza sia professionale che umana che mi ha arricchito e la metto nel bagaglio di questi 10 anni. Ma nel tuo privato, come vivi cioè, guardi serie TV, cosa ti piace? Sì, Hai il guardo. tempo di guardarla? Preferisco prendermi il tempo a volte anche per non fare niente, mettermi a guardare il mare o stare nella natura, per cercare delle fonti di ispirazioni che siano quanto più possibili originali. Però guardo ovviamente il cinema, la serialità, sono 2 mie grandi passioni, tanto quanto. E quindi guardo quello che viene prodotto sia in Italia, che all'estero. Mi è piaciuta Sex Education ultimamente, perché sai che c'è questo momento in cui c'è la teen drama, che insomma si cerca di raccontare dei millennials, questa nuova generazione, e l'ho trovato ironico, divertente, serio, con dei bei ruoli, ben scritto, ben interpretato, quindi mi è piaciuto molto. E insomma sì, questo è l'ultimo che ho visto ultimamente. Poi, se vi va, vedremo a ottobre la fine della trilogia 1994. Noi l'abbiamo girata, c'è. C'è. Come è stato girato? Non ti chiedo nulla della trama di nulla, come è stato girato? Che mood c'era da Gagliardi prima maniera ad oggi? Gagliardi, siamo cresciuti insieme con Giuseppe, abbiamo iniziato con 1992, Non uccidere è un progetto di Giuseppe Gagliardi, Claudio Corbucci e mio insieme, abbiamo lottato tanto ed è grazie a questo progetto, guarda, ti dico che Cannes è l'unica serie. Cioè, io sono stata selezionata nella giuria mentre tutti avevano show su Netflix, gli altri giurati, per Non uccidere, che è uno show italiano, quindi dobbiamo essere insomma contenti di questa cosa. Gagliardi, nuova maniera! È sempre lui, c'è sempre un.
Devo dire che quest'anno, soprattutto in una serie di episodi, c'è del colore in più. C'è del colore in più, i toni e le tonalità molto bilanciate alla perfezione. Si è preso delle libertà maggiori sul colore, secondo me, quest'anno.